Sì, intanto bisogna capire quanto la Russia vuole andare avanti e mi sembra per quello che sta accadendo che vuole andare avanti fino all'occupazione completa dell'Ucraina e alla creazione o di uno stato satellite o addirittura di uno stato integrato nella Russia e questo apre uno scenario davvero, davvero drammatico, insomma, anche perché sappiamo, e l'altra questione, che non ci sarà intervento occidentale dal punto di vista militare per difendere l'Ucraina. Questo, mi pare un dato di fatto ripetuto più volte sia da Biden che dai leader europei. Naturalmente ci resta l'arma delle sanzioni. L'arma delle sanzioni non è completamente inutile perché alcune delle sanzioni possono andare a colpire la forza dell'economia russa, soprattutto per quello che riguarda le transazioni internazionali, le importazioni e la questione dell'approvvigionamento del gas. Certamente lo dici benissimo, noi dobbiamo rapidamente, questo, e rapidamente significa solo grazie all'aiuto degli americani, cercare di diversificare i nostri approvvigionamenti energetici, perché altrimenti non sapremo, altrimenti diventa qualcosa di ingestibile per l'Europa. Un dato solo, dalla crisi del 2014 l'Europa ha aumentato la propria dipendenza nei confronti della Russia, non l'ha È diminuita, così, è incredibile. Ci siamo consegnati mani e piedi a qualcosa che aveva delle conseguenze geopolitiche enormi. Putin può sopportare le sanzioni economiche? Sì, lo può perché è un'autocrazia, perché non c'è un'opinione pubblica che riesce a mobilitarsi e ad essere un contrappeso, non c'è un'opposizione. E anzi, ogni volta che ci sono dei problemi e che il suo consenso cala, rafforza lo spirito di revanchismo russo, l'orgoglio della potenza che l'Unione Sovietica e la Russia in passato fu. Quindi c'è un utilizzo di questo ricordo di potenza imperiale Esatto. effettiva che serve anche per contrastare, diciamo, le difficoltà interne. La popolazione russa soffrirà molto, le economie europee e mondiali soffriranno ancora di più, ma naturalmente abbiamo da questo punto di vista mani e piedi legati, perché una terza guerra mondiale nel cuore dell'Europa è molto difficile che qualcuno si possa assumere la responsabilità, soprattutto nel mondo libero occidentale, di poterla mettere in cantiere, di poterla anche minimamente immaginare. Naturalmente questo è terribile, no? Perché quella descrizione che ci ha fatto adesso Luciano ci dice quanto fragili siamo rispetto ai sogni imperialistici sostanzialmente di un solo Posso uomo, dire una perché cosa mia da direttore?